vado a investire l'acqua, no? Allora, nel 2006 c'è la direttiva ai servizi, ma c'è già, vedete, una specie di distacco tra l'approccio ambientale e l'approccio ai servizi. Perché? Nel mentre l'approccio ambientale tutti quanti erano d'accordo, ah certo, bisogna salvare l'acqua, certo bisogna avere l'acqua buona per uso umano, nei servizi, insomma, tutti d'accordo per liberalizzare tutti i servizi e per includere i servizi idrici nel processo di liberalizzazione del mercato. E quindi abbiamo le due matrici che a un certo momento, cioè una delle matrici che spinge forte e orienta la costruzione della politica europea dell'acqua, tentando di andare a portare avanti il concetto di mercato unico e del prezzo, di modo che l'ambiente e il mercato vanno insieme. Però non ce la fa l'Unione Europea né la Commissione, perché sul piano dei servizi invece sono tanti ostacoli, tante opposizioni anche da parte dei cittadini che non vogliono la liberalizzazione dei servizi pubblici, compreso i servizi pubblici idrici, che diventino un mercato come gli altri. Perché nel mentre la Commissione Europea con la direttiva quadro era riuscita a fare una specie di connubio e armonia tra l'idea ambientale e l'idea del bene economico, dichiarando nel preambolo della direttiva quadro che l'acqua non è una merce come le altre, ma è una merce, ecco perché bisogna mettere poi l'articolo 19, mette il prezzo, e quindi c'era quasi riuscita a far andare sullo stesso binario l'approccio bene economico e l'approccio bene risorsa ambientale da proteggere. Però con la direttiva dei servizi non era riuscita, perché la direttiva dei servizi la gente aveva detto dobbiamo escludere i servizi idrici dal mercato unico. Allora la Commissione si è trovata di fronte una direttiva dei servizi che era fondamentale per lei sull'acqua, che dice no, l'acqua non fa parte, i servizi idrici non fanno parte dei servizi della liberalizzazione dei servizi del mercato, e invece all'altro era riuscita a dire sull'ambiente siamo tutti d'accordo, bisogna andare a intervenire per salvaguardare lo stato buono ecologico dell'acqua. E in effetti siamo arrivati ora al 2013 con un grande tentativo della Commissione di colmare questa cosa, di far sì che anche i mercati, la logica del mercato, converga con l'accordo sul fatto che bisogna considerare l'acqua una risorsa naturale da salvaguardare, e quindi da salvaguardare in termini di risorsa strumentale al bene economico. E ce l'hanno fatta praticamente. Se il, e ora vi racconto un pochino il blueprint, se il blueprint, cioè dire il piano di piano di salvaguardia delle acque, delle risorse idriche europee approvato, perché ora è stato messo in circolazione per controllo, esame e poi approvazione da parte del Consiglio dei Ministri e del Parlamento Europeo, perché dovete sapere, nella logica del potere, la Commissione Europea ha il potere di proporre, cioè non c'è mai un processo legislativo che non cominci con una proposta della Commissione. Contrariamente a un sistema democratico rappresentativo, il Parlamento Europeo non propone nessuna direttiva, nessuna legge. Cioè il Parlamento Europeo non ha un potere di iniziativa. Il potere di iniziativa e la proposta ce l'ha la Commissione Europea. Però il potere decisionale appartiene al Consiglio dei Ministri e al Parlamento Europeo. E da alcuni anni in codecisione, nel senso che prima, se dopo due volte l'opposizione del Parlamento a una proposta della Commissione non era accettata dal Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri vinceva. Questa era la debolezza del Parlamento Europeo, che non poteva proporre e che poi addirittura se entrava in conflitto a livello della decisione era il Consiglio dei Ministri che prevaleva. Ora no. Resta sempre che il Parlamento non può proporre, però è codecisione, e se non decide, nella seconda volta blocca tutto. Ora, la Commissione ha proposto questa nuova comunicazione che si chiama il Blueprint, che è una messa a giorno della direttiva quadro europea dell'anno 2000,
In questa proposta, che ora è sotto esame, la Commissione è riuscita a fare questo equilibrio con la cosa seguente, nel senso che oramai dice, finora è andata male nell'applicazione della direttiva quadro perché gli Stati membri non hanno applicato il sistema dei prezzi da noi proposto in articolo 9. Sono colpevoli, sono cattivi questi Stati membri che hanno accettato che l'acqua è un bene comune e poi però non lo rispettano. E allora qual è una proposta? Dice, se voi non rispettate il sistema dei prezzi, voi non sarete eleggibili per i fondi di coesione e i fondi strutturali e non sarete eleggibili per l'ottenimento di prestiti della Banca Europea degli Investimenti. È un po' come la Banca Mondiale aveva fatto prima. È descritto nel blueprint che l'applicazione del sistema dei prezzi è condizione per poter essere eleggibili a ottenere i fondi strutturali, i fondi di coesione sociale, i fondi di coesione territoriale e avere accesso ai prestiti della Banca Mondiale. Quindi lì, se gli Stati membri, il Consiglio dei Ministri e il Parlamento approvano, e sono tutti imprigionati. Perché per tante regioni, per tanti comuni, per esempio, se non ricorrono alla Banca Europea degli Investimenti, come fanno? Visto che noi in tutto e dappertutto abbiamo eliminato le finanze pubbliche. Si dice che i comuni non hanno più soldi, si dice che gli stati non possono più spendere, non c'è più finanza pubblica disponibile per fare gli investimenti, salvo quando bisogna salvare le banche. Ma se uno vuole fare un ospedale a Udine, dove va? Se non c'ha i soldi da solo il comune, beh va al mercato dei capitali oppure di preferenza va alla Banca Europea degli Investimenti, perché la finanza pubblica non c'è più. Anzi, si dice, tu non puoi spendere, no? Vuoi rinnovare le autostrade? Non puoi spendere, devi andare a indebitarti, come se indebitarsi è meglio di non spendere, di spendere. Allora, la finanza pubblica non essendo lì, è chiaro che la minaccia della Commissione che dice, se voi non approvate questo, voi non avete più accesso ai fondi strutturali, ai fondi di coesione, ai prestiti, eccetera, veramente voi sareste degli idioti se foste degli stati che approvate questo principio. E in effetti la maggioranza degli stati per il momento è favorevole a questo principio. E il rischio che gli stati membri approvino la proposta del blueprint, del piano di salvaguardia, è molto elevata. Ecco perché in ogni occasione che mi capita, ora io tento di con tanti altri, di spingere i parlamentari europei a non farsi abbindolare e a non farsi prendere dalla logica e quindi almeno il Parlamento che lotti. Ma la maggioranza dei parlamentari europei sono tutti in favore dei loro stati, delle politiche dei loro stati. Se i parlamentari europei fossero effettivamente rappresentanti del popolo non avrebbero accettato le cose che stanno succedendo da 2 o 3 anni a livello del bilancio, a livello del sistema monetario, no? Non avrebbe accettato, e invece accettano. E quindi il rischio che i parlamentari europei accettino anche il blueprint è elevato. Ecco perché bisogna mobilitarsi per essere parlamentari, o, come si dice qui in Italia, o vi combattete e non accettate o andate via tutti a casa, perché che ci state a fare lì? Se accettate poi anche che il principio di condizionalità di applicare il sistema dei prezzi, allora è che in realtà uno degli accordi fondamentali istituzionali sul piano dei politico dei poteri competenze è che la politica dell'acqua è di competenza degli Stati membri e l'Europa deve offrire il quadro generale, però se offre il quadro generale che obbliga che l'applicazione estensiva dei contenuti dell'articolo 9 diventa addirittura condizionalità, è vero che la legittimità è lì a condizione che gli Stati membri accettino. Quindi se gli Stati membri e il Parlamento accettano, come non hanno accettato interamente la direttiva sui servizi pubblici,